Demografia, sostenibilità. Complimenti, è diventato rettore della Bocconi nel novembre 22. Sì, sono grazie per l'invito, sono molto felice di essere qua. Sono entrato nell'Università Bocconi nel 1989 come studente, mi sono poi progressivamente appassionato a questi temi, in particolare la demografia. Coniuga tre delle mie passioni: studiare le persone, studiare i dati, i numeri, la statistica, e studiare il mondo, perché mi piaceva la geografia da quando ero bambino. Lei ha un'esperienza italiana ma anche internazionale. Sì, la mia professione mi ha portato a lavorare in Germania nell'Istituto Max Planck, appunto per gli studi demografici. Sono stato poi quasi 5 anni all'Università di Oxford, dove sono stato nel Dipartimento di Sociologia, e sono rientrato in Bocconi nel 2017, quindi stiamo facendo esattamente 6 anni fa. Con tutti i 5 figli, andate e ritorno. La demografia italiana, di cui mi occuperò principalmente stasera, sì, è una demografia che pone molte sfide, perché è una demografia eccezionale. Facciamo pochi figli rispetto al resto del mondo, dipende dagli anni, tipicamente nella top 10 del numero basso di figli. Diciamo, già prima c'era un calo demografico, abbiamo il baby boom che ha il picco a metà degli anni 60, negli anni 70 inizia il calo, a metà degli anni 90 l'Italia raggiunge il record mondiale di bassa fecondità, 1,19 nel 95-96, da quello ci siamo un po' ripresi per poi tornare giù. Chi ci batte? Ci battono adesso i sudcoreani. La Corea del Sud è sotto un figlio per coppia. Abbiamo quasi 25% di ultra 65 anni sulla popolazione. In parte questo è dovuto anche a un aspetto positivo, cioè che gli italiani vivono a lungo, come i giapponesi. Quindi la combinazione tra vivere a lungo e bassa fecondità porta a un invecchiamento veloce. La durata media della vita è 82 anni, la speranza di vita. Quindi uno degli aspetti anche eccezionali della demografia italiana è una immigrazione molto veloce. Siamo passati da 1 a 5 milioni di stranieri residenti in meno di 20 anni. Perché proprio in Italia, dove c'è una famiglia forte, una cultura molto orientata verso i figli, facciamo pochi figli? Beh, io potrei dire non siamo gli unici, ne fanno pochi anche gli spagnoli, anche se stanno riprendendo, ci vogliono politiche esplicite, e quindi dare responsabilità alle scelte familiari e non prendere responsabilità con le politiche pubbliche è stato un errore che questo paese ha fatto per molti anni. Adesso dobbiamo pensare a sostenere delle famiglie in cui le donne lavorano, e su questo l'Italia è andata indietro. Le soluzioni sono: ovviamente vogliamo continuare a vivere a lungo, dobbiamo sostenere le famiglie con sostegni anche materiali, non solo alla nascita ma per tutta la vita. Sì, o spingere i cosiddetti mammoni fuori di casa. Uno degli elementi dell'eccezionalismo demografico dell'Italia è la lunga permanenza dei giovani in famiglia. La scienza ha aiutato e aiuterà. Torniamo a parlare, sì, di sostenibilità globale. La scienza e la tecnologia ci aiutano. Ovviamente uno dei problemi è la velocità, cioè se si cresce molto velocemente nei paesi più poveri, che non sono quelli avanzati tecnologicamente, questo crea degli squilibri importanti a livello mondiale. L'altro tema di stasera, UCID, è appunto quello della sostenibilità, con anche il discorso delle pandemie. 20 anni fa il numero di nati e il numero di morti erano più o meno uguali, 500.000 all'anno. Negli anni del Covid 2021 stiamo parlando di 700.000 morti e 400.000 nati. C'è un'equazione che si chiama IPAT. Impatto ambientale è il prodotto tra popolazione, affluence, quindi benessere, consumo, e tecnologia. Allora, quando aumenta la popolazione a parità di tecnologia, aumenta l'impatto ambientale. Quando aumenta il consumo a parità di tecnologia e popolazione, aumenta l'impatto ambientale. Questa equazione ci dice che per controbilanciare gli aumenti di popolazione o di benessere auspicabile,
della popolazione mondiale, dobbiamo usare la leva tecnologica. So che l'ha molto sostenuta per la, diciamo, carica di rettore in Bocconi e anche proprio Mario Monti. I rettori da Bocconi sono scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Presidente del Consiglio di Amministrazione era il Professor Monti, quindi sono molto orgoglioso di essere stato sostenuto da Mario e dal Vicepresidente Andrea Sironi, che adesso è diventato il nostro Presidente. La Bocconi è una fantastica comunità e vorrei mettere l'accento sul tema comunità e vorrei che tutto questo fosse sentito da tutti quelli che lavorano, che vivono in Bocconi, ma anche quelli che ci stanno vicini, come spero gli amici del Lucidi.